alleanza educativa. Su questo l'aspetto importante, diciamo, e dirimente ci viene anche da alcuni documenti di cui non spesso si sente tener conto, ovvero sia le relazioni che l'Osservatorio dei diritti dell'infanzia e la Commissione internazionale UNICEF, che valuta l'Italia sul rispetto dei diritti dell'infanzia, fa ricorrentemente. Faccio un riferimento a quella del 2011, perché è un testo estremamente interessante, in cui veniva rimproverato all'Italia, i testi sono estremamente schematici e quindi si analizzano le norme e le loro applicazioni e gli atti di un paese in base ai, proprio ai punti, agli articoli della Convenzione. Ed era già interessante vedere come nel 2011 si rimproverava all'Italia la totale mancanza di formazione sulla Convenzione e si rimproverava all'Italia una cosa particolare che è molto legata a questo che stavamo dicendo, cioè al fatto che l'Italia avesse modificato le norme che riguardavano le sanzioni rispetto a comportamenti razzisti e discriminatori, rendendole più lievi. Questo veniva considerato dalla Commissione come un vulnus preoccupante, quindi si chiedeva all'Italia di intervenire su questo. Eravamo nel 2011, quindi l'altra questione su cui si riproverava fortemente era proprio la mancanza di formazione a livello di tutti i settori della società e quindi a livello delle forze dell'ordine, del sistema dei medici e dei pediatri e a livello anche del mondo della scuola. Anche recentemente, anche nel documento dell'inizio del 2019, le osservazioni che sono state fatte all'Italia sono estremamente interessanti e anche ovviamente preoccupanti. Ne riprendo soltanto due in modo molto veloce, perché hanno a che vedere ancora di nuovo sulla discriminazione nei confronti di alcuni minori e si fa espressamente riferimento, pensate, ai minori rom, sinti e camminanti e il riferimento anche a particolari situazioni che sono proprio gli sgomberi forzati. Non solo si richiede all'Italia di fornire ai minorenni migranti assistenza legale, garanzia dei diritti, protezione e assistenza appropriate. Questo è un documento del gennaio del 2019 della Commissione che ci misura sul rispetto alla Convenzione. Ci chiede anche di rafforzare le misure per ridurre la polidia dei minorenni migranti. Ci sono alcuni minorenni che sono polidi. Questo non è accettabile. L'Italia deve garantire a tutti i minorenni la possibilità di avere un diritto di cittadinanza. Ecco perché richiamo queste cose a proposito della scelta che abbiamo fatto già dal 2012 di dedicare una specifica attenzione alla questione della cittadinanza, anche in modo da specificare che oggi quando si parla di cittadinanza non la si può intendere in senso restrittivo, cioè legata esclusivamente al senso di attribuzione di certificato di cittadinanza. E qui faccio un breve inciso: abbiamo una quantità di famiglie di migranti che risiedono in Italia anche da 10, 20 e ultimamente ne ho sentito una situazione di 30 anni che non sono ancora riusciti a vedere riconosciuta la cittadinanza perché i loro documenti, la pratica giace al Ministero che ha dato indicazione di rallentare e analizzare in modo approfondito tutte queste pratiche, per cui hanno 5 anni per verificarle. Ci sono persone che hanno depositato tutta la documentazione e ancora devono attendere, pare, 2 anni, 2 anni e mezzo.
Su questi aspetti è chiaro che la responsabilità dell'ente centrale, del governo, è diversa da quella che è la responsabilità di un ente locale, del comune, ma noi siamo assolutamente convinti che quello che possiamo fare, pur essendo debole sotto alcuni punti di vista, diventa significativo proprio per creare la cultura della coesione sociale, della collaborazione sociale sul nostro territorio. Fra l'altro il comune di Lucca è uno dei pochi comuni, anche in Toscana, che rispetto ad esempio alla questione Rom, Sinti e Camminanti è in grado di agire, ha sempre agito anche nel passato, voi lo sapete, qui basta citare Maria Eletta Martini con estrema determinazione, ma in questo periodo storico è chiamato ad agire con una particolare attenzione, con una particolare responsabilità. Quindi questa prima dimensione. La seconda dimensione che è presente nella Convenzione dei diritti è quella dell'ascolto dei minori. E anche su questo, come sapete, ci sono tante questioni, tante declinazioni. Guardo Nelita pensando al lavoro fatto dalle associazioni sull'ascolto in situazioni di difficoltà dei bambini, quindi capacità di ascoltarli in modo da non manipolare le loro risposte, quindi garantire delle condizioni di ascolto quando ci si trova all'interno di un percorso di violenza, di separazione, di discriminazione in senso giudiziario. Ma il senso dell'ascolto è una questione che deve pervadere in realtà tutti gli aspetti. Quindi da una parte una modalità, e su questo poi rimando a Marco perché non faccio in tempo a svilupparla, di quello che è la sollecitazione dell'autonomia e della partecipazione dei bambini a tutte le età, a partire dall'asilo nido all'interno dei processi educativi e formativi. Non entro in dettaglio perché tanto so che potrai farlo tu. Dall'altra a quello di favorire, di permettere ai ragazzi di dire la loro parola, di prendere la parola sulle questioni che riguardano la comunità attraverso varie forme come il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, vari momenti di partecipazione, e anche su questo entrare nel dettaglio e fare passi concreti vuol dire realizzare l'articolo della convenzione che garantisce l'ascolto e insieme rimettere in moto tutta una situazione di difficoltà. Complessivamente legata alla convenzione, sempre con UNICEF, la costruzione di un intero orizzonte di riferimento vuol dire lavorare per una città dei bambini e delle bambine, e all'interno di tutte queste cose che ci siamo rapidamente dette si colloca il discorso del garante, perché parlare di un garante significa completare questo tipo di percorso, cioè tutte queste iniziative che noi abbiamo poco a poco costruito, che sappiamo che devono essere assolutamente monitorate e consolidate, che su certi settori hanno bisogno anche di essere argomentate, ed è per questo che si realizzano le formazioni, no? Per poter avere una comunità che insieme le condivide e si prepara a realizzarle. Ecco, tutto questo sistema non potrebbe nascere e soprattutto essere completo e coordinato se non avesse anche una figura di garanzia. Per noi lavorare sulla persona del garante significa questo. Significa lavorare a tanti livelli, ma vi faccio soltanto un esempio, gli esempi sarebbero tantissimi, parlando di un elemento che è stato notato dalla nostra commissione pari opportunità del Comune di Lucca. E qui, come vedete, si intrecciano le questioni, no? Le questioni di genere, le questioni dei diritti dell'infanzia, che sono, come già veniva detto, strettamente collegate. L'approccio della comunicazione complessiva alle questioni dell'infanzia ha veramente delle ambiguità estremamente forti. Noi abbiamo avuto alcuni mesi fa sul nostro territorio una civetta di giornale che recitava «Fa l'amore con una bambina, condannato». Proprio la nostra commissione delle pari opportunità ha cominciato a lavorare con questa civetta, su questo messaggio. Che messaggio viene dato? Che significa bambina in quel contesto?
Che vuol dire fare l'amore con una bambina? È estremamente ambigua l'espressione, perché non è sicuramente un atto di libertà da parte della bambina, non c'è sicuramente una relazione consenziente, non c'è sicuramente una relazione di equità, di parità tra queste persone. E non vi racconto tutta la storia, questo lo lasciamo un'altra volta. Vi dico solo che non è stato possibile ottenere dall'ordine dei giornalisti attenzione sulla questione. La rimandiamo, l'ho già accennata, al garante del regionale, perché certi aspetti riguardano quel livello, e abbiamo trovato una incapacità di condividere anche l'analisi della questione. Una incapacità di comprendere che cosa significa trattare i bambini e l'infanzia con una modalità che è di grandissimo equivoco, che diventa immediatamente anche situazione di violenza. E ve lo lascio proprio soltanto come un flash per dire quanti e quali sono gli elementi su cui è necessario lavorare. Segnalo soltanto che perché possa avere efficacia questo sistema che stiamo costruendo, all'interno del quale la figura del garante diventa il punto di riferimento e anche il punto di equilibrio, è necessario lavorare proprio nel senso di quello che ci diceva prima Eleonora Vanni. La cito perché molte delle considerazioni sono estremamente importanti anche dal punto di vista operativo, nell'ottica della coprogettazione e del partenariato tra associazioni, cooperazione sociale e ente. E lo dico anche richiamando il valore dell'Istituto Carlo del Prete, qui rappresentato da Analita, del Villaggio del Fanciullo, vedo ancora Claudio, ma la presenza qui in questi giorni è stata importante, perché è nella possibilità di lavorare con loro che noi riusciremo a costruire questo nostro questa struttura concreta che ci permetta di lavorare per tutti i bambini e tutte le bambine, ripeto, tenendo dentro tutti, perché sarebbe discriminatorio pensare soltanto ad alcuni, e lavorando, questo l'abbiamo sperimentato, ma anche su questo non faccio altro che un occhiello, nella realizzazione del piano educativo zonale, che è l'unica modalità con cui noi possiamo utilizzare dei fondi regionali per integrare le attività di inclusione all'interno delle scuole. Ed è arrivato proprio a proposito allora Eugenio Giani quando parlavo dei fondi regionali, così vi lascio la parola, nell'attesa, Paolo, direi, di vostre ulteriori proposte per momenti di co-costruzione insieme di questo percorso. Grazie. Grazie Ilaria, grazie anche per aver raccontato in maniera progettuale come si arriva, perché è un punto d'arrivo, altrimenti pensare di nominare un garante locale, in questo caso sarebbe solo un'iniziativa di bandiera, dopo lo lasci, lo chiudi in una stanza, non ha gli strumenti se non gli fai prima un retroterra che poi gli consenta dopo di attuare politiche che sono soft, quindi sono poteri che vivono nella coscienza, no? Evidentemente collettiva. Nel frattempo è arrivato, grazie, il presidente Giani, che è un po' impiccato come orari, mi dicono. Allora qui non si vede l'ultima riga, la conclusione della sessione erano affidate al presidente, perché ovviamente questa sessione appunto si chiama prassi concrete e proposte per la politica. Noi ci siamo visti a maggio, lei faceva parte dei soggetti, ricordavo prima, che hanno dato la disponibilità a aprire un tavolo di lavoro con il mondo del terzo settore e delle istituzioni che in quell'occasione
dissero vogliamo presentare, vogliamo pensare dei percorsi, delle traiettorie per le future generazioni, e oggi noi abbiamo preso tutti in parola e abbiamo organizzato questo secondo appuntamento che voleva essere appunto concreto. Non potrà fare le conclusioni, allora io chiedo, sono sicuro che il tavolo mi consentirà questa modifica al programma, chiedo al Presidente di intervenire subito, anticipando che è nostra intenzione trarre da questo tavolo un documento che poi chiederemo a tutti voi di rivalidare prima di incontrare, in modo che sia sicuramente completo, e lo presenteremo, ve lo manderemo, ecco, in qualche modo, come un paper, no? Giorgio non vuole che usi questi termini, ma insomma come un documento propositivo di quelle che sono secondo noi alcune proposte concretamente realizzabili che stiamo vedendo nel corso di questa sessione. Quindi diciamo ve lo racconteremo per scritto, insomma, queste. Sì, grazie. No, è evidente che io ringrazio di avermi inserito nel programma per le conclusioni, ma il fatto di dover venire dalla città di Castello, dove ero per un convegno importante a cui dovevo partecipare, di dover essere alle 7 a Borgheri e poi non finisce qui la serata, mi impedisce di fare un ragionamento compiuto, ma semplicemente un breve saluto. Però anche se per pochi minuti ci tenevo a venire proprio per dare il senso di una testimonianza di partecipazione a quello che è il percorso, il lavoro che come Centro Nazionale del Volontariato fate con un appuntamento come quello a cui ho potuto partecipare a maggio e che ora guarda hashtag futuro prossimo, visto alla prossima iniziativa nel 2020. Del resto in Toscana quello che attraverso questa realtà viene prodotto è un punto di riferimento per le istituzioni, un punto di riferimento per quello che vuole essere una vocazione a affrontare i temi della società e della comunità con un'ottica che guarda all'interesse generale e quindi agli elementi costitutivi di un tessuto di solidarietà che si fonda proprio sul ruolo fondamentale e importante del volontariato. Io devo dire che tutte le volte che alla fine dell'anno i quotidiani economici, Italia Oggi, Sole 24 Ore, fanno un po' una sorta di comparazione statistica di quello che ci rendiamo conto essere i livelli della qualità della vita nelle nostre province, vedo che fra gli alti e bassi di tutti gli indicatori proprio la partecipazione in termini di volontariato a quella che è la dimensione del terzo settore trova la Toscana una delle realtà leader, proprio da un punto di vista quantitativo delle persone che sotto questo aspetto danno il loro proprio contributo, sotto l'aspetto qualitativo del numero e della molteplicità di forme di impegno sul piano del volontariato nelle varie discipline e nei vari settori. E io ritengo che il livello di qualità della vita in una comunità si misura molto sulla capacità di darsi agli altri, dedicando delle ore, dedicando una voglia di essere parte di una squadra, che si tratti dell'impegno sul piano delle questioni che riguardano più propriamente i servizi, la sanità, il sociale, che si tratti della cultura, che si tratti della protezione civile, che si tratti anche di quella vedere, hashtag futuro prossimo, quello che può essere un impegno che si articola, si esprime proprio sul piano dei diritti e quindi dell'inclusione, dell'integrazione, come avremo modo di affrontare le questioni nel mese di maggio. Noi allora avevamo nominato il garante dell'infanzia e devo dire che sta lavorando alla cremente con impegno, anche con la consapevolezza che è una dimensione assolutamente nuova, e quindi in qualche modo non è mio il compito di poter parlare di questa esperienza, perché dovrà essere direttamente lei a poter prendere parte, a potervi fare un po' un quadro a qualche mese di distanza di quello che può essere la realtà. Lo farà nella prima occasione.
Devo dire che il movimento delle persone che proprio con dedizione si stanno occupando di questa dimensione dei diritti e dell'integrazione dei minori è una realtà sempre più consistente, forte e che aiuta a quello che è il concetto autentico dell'integrazione nella comunità. La Toscana sotto questo aspetto può esercitare effettivamente una funzione guida. Io ritengo che il volontariato comunque consente di dare il senso a una domanda che la società di oggi propone agli occhi di tutti, quello cioè della dimensione dell'interesse generale. Il volontario è colui che nelle forme con cui dicevo partecipa alla comunità attraverso un senso di gratuità che poi lo porta a esprimere un servizio e contemporaneamente a essere parte di un disegno generale della comunità. Sempre più vediamo i nostri giovani, per parlare al futuro, che invece hanno un'ottica molto più individuale, che diventa individualistica, e conseguentemente è proprio sul livello di partecipazione a quello che è l'attività del volontariato che noi misuriamo la capacità di dare stimolo, passione a quello che è l'interesse generale da perseguire in una comunità attraverso una partecipazione che è una partecipazione diffusa e capillare. Io ritengo quindi che sia importantissimo poter parlare anche della dimensione del terzo settore in quello che l'attività che oggi spesso viene messa in discussione. Negli ultimi mesi abbiamo assistito, vi ricordate, con la legge finanziaria ai problemi che venivano posti proprio nell'eliminazione di quello che potevano essere diciamo quegli incentivi e quelle previsioni di natura fiscale. Abbiamo vissuto momenti in cui abbiamo avuto la percezione che sul mondo del volontariato ci fossero delle espressioni anche da un punto di vista politico che mettevano in discussione quello che era l'attività di tante attività nelle organizzazioni di volontariato. Noi dobbiamo riaffermare invece la centralità, il ruolo e l'importanza che questa esercita. E io ritengo che proprio sull'attività che si propone verso i diritti, che si propone verso l'integrazione, verso i minori che arrivano e che vengono accolti nella nostra comunità in linea complessiva, si dà un senso per i giovani a quello che può rappresentare il lavoro del volontario in futuro. Hashtag futuro prossimo significa guardare a un futuro in cui il senso di solidarietà, il senso di partecipazione a organizzazioni che integrano quello che è il lavoro dell'istituzione pubblica in un rapporto di solidarietà, la dice in modo concreto sul modello di società che vogliamo e pensiamo di avere. Io quante volte, al di là della questione appunto dei minori e dei diritti, che sono stato l'argomento di stasera, consentitemi questa divagazione, quante volte mi domando in Toscana se noi potessimo vantare di avere un sistema sanitario indubbiamente d'eccellenza che viene nelle statistiche considerato anche a livello nazionale e internazionale fra i sistemi sanitari che riescono a dare maggiore risposta, se non avessimo nell'istituzione pubblica un rapporto forte con quello che è il mondo del volontariato. 350 e più misericordie, 160 e più punti assistenze, il movimento che è rappresentato dalla Croce Rossa. Ecco, voi pensate se non solo nel servizio di emergenza e urgenza, ma se anche a livello di presidi sanitari per la risposta più immediata che può dare un ambulatorio, noi non avessimo questo tessuto, il sistema sanitario non sarebbe quello che oggi si propone. Pensate alla dimensione della donazione del sangue, che è sempre più importante e che purtroppo in modo preoccupante dà segni di minore partecipazione. Si parla di hashtag futuro prossimo, ci domandiamo per questo.